Buonasera cari amici, ben ritrovati come sempre all'appuntamento della sera. Siete ad Angoli, grazie per essere in mia compagnia. Prima di iniziare l'appuntamento vi ricordo come sempre come restare in contatto con la nostra redazione. Molto semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta che è angoli@espansionetv.it. Vi presento con molto piacere un'amica che è tornata dopo il grande successo delle ricette di Halloween. Ecco Marzia Riva che torna da noi. Ciao Marzia, grazie. Ciao, grazie a te di avermi rinvitata. Allora, davvero insomma delle ricette straordinarie quelle che ci hai raccontato per Halloween, e quindi subito ti vogliamo di nuovo qui per incominciare insomma anche a prepararci ad altre ricette, perché ci avevi illustrato un antipasto con un dolce e invece questa sera partiamo da un primo. È esatto, così? Bene, esatto. Allora ai fornelli immediatamente subito. Andiamo. Un primo che poi possiamo trasformare in un piatto unico, perché quello che ho scelto per te stasera è la quinoa. La quinoa, che è uno pseudo cereale ed è un prodotto fantastico secondo me. In che senso? Perché? Perché è molto versatile, per cui lo possiamo utilizzare sia nelle zuppe piuttosto che in piatti più asciutti come il tortino che facciamo questa sera. Però poi essendo amidacea, quindi ha una forte componente amidacea, riesci ad utilizzarla per farci delle polpette, dei burger piuttosto che dei ripieni di verdure. È versatile, molto assolutamente. Versatile. Molto bene, sì, dai, sì, allora sì. iniziamo, che siamo curiosi. Esatto, noi andiamo a spadellare dei funghi che io ho precedentemente cotto, spadellato a fuoco vivace, è un misto di funghi in modo tale che rimanga bello saporito, che ho spadellato semplicemente con dell'aglio, dell'olio, un po' di erbe aromatiche e pochissima carota. Una volta che sono cotti, nel frattempo io mi ero cotta la quinoa la si cuoce per assorbimento. Cosa significa? Spieghiamo significa... un po' a chi come me non capisce nulla di cucina. Quindi... Allora, la quinoa è un seme, un chicco che dobbiamo sciacquare molto bene e poi la mettiamo in una casseruola a cuocere con una volta e mezzo l'acqua rispetto al peso della quinoa, il volume della quinoa. Quindi come proporzione uno... un pochino più di uno a uno e mezzo, e la lasciamo cuocere a fiamma dolce per una ventina di minuti, poi spegniamo il fuoco e la lasciamo riposare ancora per 5 minuti. Lei praticamente cuoce assorbendo il liquido e si gonfia, e se vedi rimane quasi trasparente e c'è il germe che diventa, ecco, evidente. A favore di camera, così anche gli esatto. altri possono rendersi conto, che ci sta ascoltando, soprattutto te, con molto interesse, perché insomma avere la possibilità di ascoltare queste ricette un po' diverse, davvero innovative rispetto alle solite, quindi interessantissimo. Sì, grazie. È un prodotto interessante la quinoa, a me piace molto e appunto oltre a poterla utilizzare in tante ricette mi è capitato anche di usarla nei dolci, la uso per fare le torte, quindi veramente è molto versatile. Quindi come dire, una volta acquistata comunque non si butta via nulla, no. Perché un po' per un dolce, un po' per un primo, un po' per le polpette insomma, esatto. Quindi esatto, e essendo c'è sempre. Un prodotto con una buona percentuale di proteine, diventa proprio un piatto unico, perché riusciamo a completarlo come pasto con il giusto apporto, e inoltre è senza glutine, quindi anche per chi ha voglia di mangiare qualcosa di diverso sicuramente è interessante. Quindi noi, una volta che l'abbiamo cotta, a parte come abbiamo detto prima per assorbimento, abbiamo cotto i nostri funghi, li uniamo per andarli un po' a rendere croccanti e insaporirli. A questo punto noi abbiamo la nostra ricetta pronta. Ecco, quindi il nostro fino piatto. Ad ora, sottolineando ovviamente le parti che tu hai già preparato per brevità sì. di realizzazione, ovviamente qui in studio, quanto tempo complessivo per preparare questo piatto? Anche perché così ci si rende regola con chi lo vuole realizzare, se in 5 minuti si fa oppure ci vuole mezz'ora. Un po' più di... una mezz'ora perché perfetto. Poi prima abbiamo preparato un carpaccio di topinambur, che è questo, il topinambur detto anche carciofo di Gerusalemme, e semplicemente come avevamo fatto la scorsa volta con la zucca, con la mandolina, certo. quell'attrezzo straordinario che io conosco benissimo, che usi tutti i giorni, che uso tutte le sere, certamente. Ho fatto la stessa medesima operazione, ho preso il topinambur e l'ho affettato,
Ok, e lo condiamo con del succo di limone, un po' di sale e di olio, e a questo punto io lo vado a mettere sulla base del mio piatto. Quindi anche in questo caso, lo ricordo perché è una tua caratteristica che a me piace molto, il desiderio di impiattare questi ingredienti che sono peraltro già ricercati di loro, perché le tue ricette non propongono mai ingredienti che conosciamo, usiamo d'abitudine, ma anche il grande amore che tu ci metti poi nel creare questo piatto che insomma faccia venir voglia di mangiarlo. Sì. A me piace molto che una cosa che mi viene presentata sia bella. Certamente, quindi bella, gustosa. Che non vuol dire che deve essere chissà che cosa, perché una cosa che facciamo con amore diventa bella sicuramente. È proprio certo. L'impegno che ci andiamo a mettere. Però appunto, diciamo l'impegno, che l'attenzione che riserviamo a quello che stiamo facendo. Ecco Marzia, così come nell'altro appuntamento avevi sottolineato il dolce della zucca, che era un po' l'ingrediente ricorrente, sì. Trattandosi ovviamente di una proposta per Halloween. In questo caso invece il gusto dominante in tutto quello che abbiamo sul tavolo, qual è? Quale può essere? La sapidità dei funghi in questo caso, quindi ha un gusto abbastanza sostenuto, in contrasto con invece la freschezza del topinambur. Quindi anche in questo caso si compensa sempre. Sì. Una bilancia che sta perfetta. Esatto. Io riprendo il mio amato... questa volta tondo, pasta. Non quadrato come no. L'altra volta, esatto. Vedi che mi ricordo molto bene. Bravissima. Bene. A questo punto prendiamo, vediamo se ci stiamo senza fare disastri. Ok. Ecco qua. Prendiamo la nostra quinoa che avevamo appunto insaporito, come abbiamo detto prima, con i funghi. Ecco, tu l'hai lasciata di fatto un po' riposare, ma per l'esigenza, come dire, tecnica di raccontare la base, sì. Del piatto. È corretto così o invece poi bisogna essere più veloci? Ma allora, una volta che l'abbiamo spadellata, resa croccante e insaporita, la possiamo servire senza problemi. Abbiamo fatto riposare prima la nostra quinoa dopo che aveva cotto per assorbimento, come avevamo detto prima. L'importante del riposo subito dopo la cottura, quello sì. Una volta che poi l'abbiamo, e tra l'altro la bellezza è che la puoi preparare prima e quindi poi spadellare all'ultimo momento per insaporirla. Certo, quindi di fatto i tempi si possono anche un po' accorciare avendo, esatto. Possibilità di preparare un po' tutti gli step di questa ricetta. Esatto, a questo punto... Ah, meraviglioso, guarda, qui sembra un fiore, non so, esatto. Se insomma a casa arriva questa idea, assolutamente bellissima. Cerchiamo se c'è qualche funghetto carino da mettere. Ecco, anche nella ricerca dei funghi, Marzia cerca i funghi più carini, proprio perché questo piatto deve essere perfetto, assolutamente. Esatto. Sicuramente è bello se diamo un tocco di decorazione. Ecco, per esempio Marzia, anche per capire, una volta imparata e acquisita questa ricetta che evidentemente ha i gusti, il tono, i colori dell'autunno, è possibile poi, che ne so, rielaborarla per esempio con invece un'intuizione più primaverile, quindi magari cambiando anche solo un ingrediente? Certo, anziché con i funghi possiamo farla in primavera con gli asparagi. Asparagi. Ah, certo, vedi che tu ci sai fare con la cucina. Bene, quindi okay. Insomma, a questo punto una mettiamo. Bella ricetta autunnale, quasi invernale insomma, perché quasi. Ormai ci siamo. Infatti anche questo è un ortaggio, questo lo so, uno dei migliori dell'inverno, è vero? Vero. Ho detto giusto? Sì, sì, è buono, è colorato e quindi con le cimette di broccolo vado a decorare il mio piatto. Che usi così, cioè così, sì, come accudo. L'hai raccolto dall'orto. Perché sappiamo che tu ami fare queste cose. Esatto. A questo punto metto della salsa di carota, che come avevamo fatto quella di barbabietola la scorsa volta, ho stufato in questo caso la carota e l'ho fatta stufare con l'anice stellato per dare appunto questo profumo particolare che ben si sposa con i funghi. Senti, ma per sapere così bene questi abbinamenti, peraltro indovinati, te li sei, come dire, guadagnati tu sul campo o c'è una logica anche in questo senso? Cioè, perché la carota con l'anice stellato?
La carota con l'anice stellato perché, allora, sicuramente c'è intuito, nel senso che l'idea di abbinare le spezie con il vegetale, sono andata un po' intuito, però poi ho fatto delle prove, ho visto che si sposavano bene. Ovviamente però c'è alla base uno studio per capire le caratteristiche del sapore di uno e dell'altro per poterli unire Nella insieme. migliore delle maniere. Bene, Esatto. quindi anche in Quindi a questo questo caso punto siamo mettiamo, pronti. sì, dei petali di fiore giusto per decorare. Che tra l'altro tu con molta attenzione hai scelto giallo perché sicuramente ti piaceva abbinare in questo senso. Sì, mi piaceva l'idea di mantenere la stessa cromaticità della salsa alla carota Ok. e per dare un po' di colore a un piatto che con i funghi altrimenti avrebbe un pochino sofferto. E il nostro piatto è pronto. Quindi il piatto è pronto, siamo perfetti anche nei tempi, Evviva! quindi evviva, evviva, ma evviva soprattutto Marzia Riva, che fa anche rima. Benissimo, Marzia, io ti posso solo che ringraziare. Queste ricette sono straordinarie, sono semplicissime, ma soprattutto sono ricche di salute. Quindi grazie e torna prestissimo da noi. Grazie a te, grazie Bene, mille. e invece voi rimanete lì, una brevissima pausa ed Angoli torna.